questo è enorme. C'è qualcuno? Dove sei? Ammazzo qualcuno. No, andiamo via, raga. Oggi un'altra esplorazione incredibile con i soliti due poverini. Andremo a visitare una scuola abbandonata vicino a Gugliasco, sempre nei dintorni di Torino. Ci dovrebbe essere qualcuno, questo screen qua di quest'app che dice che di fare attenzione perché dovrebbero esserci dei senza tetto, quindi faremo attenzione per questo anche a te. E niente, speriamo di trovare qualcosa di incredibile e ci vediamo una volta arrivati lì. Allora, abbiamo trovato un punto perché dall'altra parte dove volevamo entrare non ci sono tipo delle siepi enormi e quindi non si può andare. Adesso siamo qui sul retro. L'unico problema è che qui a fianco a me c'è una partita di rugby, quindi speriamo non ci vedano. Vabbè, però ci sono tutti gli alberi così, quindi in teoria siamo a posto e possiamo passare benissimo. Vediamo adesso, seguiamo questa strada qua e vediamo dove ci porta. Let's go. C'è una sedia. Dov'è la sedia? Abbiamo trovato qua una porta. È impossibile entrare da qua. Secondo me no. Ma guarda che non è difficile qua, eh. Spacca sti rami qualcosa. Vieni sta sedia. Dove ti porto io? Dove ti porto? Dove? Ma tu che fai di solito il weekend? Cosa hai fatto questo weekend, Leo? Questo spezzalo questo qua. Quale? Questo dà fastidio. Fa rumore, evitiamo il rumore, ok? Facciamo questi qua. Ci siamo, eh? Vedi se si apre, infatti. Si può entrare? Sì. Oh, 32 mantidi. Raga, io metto tipo qualcosa per non far chiudere la porta. Siamo riusciti a entrare. Metto questo qua tipo... Mettilo per terra così. Ci siamo. Vabbè, allora, aspettate, perché qua... Porca puttana. Allora, aspetta. Qui ci dovrebbero essere i senza tetto, ok? È pieno. Quindi dobbiamo fare attenzione. In teoria. Ma come? Porta davanti. Direi che è meglio metterci la mascherina qua. Mettiamoci la mascherina, va. Non rischiamo. Allora, raga, questa è la prima aula. Qua facciamo lezioni di chimica. Danno, è tutto distrutto, eh? Mi raccomando, raga, se venite in sti posti sempre mascherine e tutto, perché non si sa mai cosa si potrebbe respirare. Siamo più che pronti qua. Cosa sono ste robe? Tubi? Sì. Questo è tipo il manichino. Sì. Per fare... Questo è il manichino. Esce le scienze, questo qua è di... Guarda. Sì. È nuovo. Di ieri. Ah, io vedo meglio. Per adesso non ci sono segni di gente che abita qua. Però non lo so. Infatti, beh. Continuiamo. Attenti, eh. Devo stare pronto, dunque. Ma pensa però. Che la prima parte. Che vai finita la pelle. Madonna santa. Cosa di chi è sto libro? Indicatori. Ciao Erika, stai guardando questo video? Sembrano le classi americane, sai? Boh. Morto. Qua è proprio tutto vuoto. C'è una Prime. Guarda che questa è nuova, eh. Cioè la Prime non è vecchissima. Cos'è? La musica. Sugli alunni. Anno scolastico 2015-2014. 16 aprile 2014. Di questo posto ci sono tre blocchi enormi. Noi siamo nel primo, cioè anzi non so se siamo già nel primo. Mi sa che siamo proprio all'inizio del primo, siamo per iniziare il primo blocco e ce ne sono tre. Quindi è veramente gigantesco questo posto, è uno dei posti più grossi che abbiamo mai visitato. Comunque iscrivetevi se volete vedere altre robe simili. Se notate qualcosa dietro di me alle spalle, mandatemi tutto su Instagram e seguitemi anche lì perché vi do spoiler o cose delle esplorazioni che andremo a fare nei prossimi giorni, quindi seguitemi pure lì. Cacca secca. Porca puttana. Ma questa non è una scuola. Ma quanto era grande? Porca miseria che grossa. Dovrei fare una foto, qua ci sta. Dio mio, raga, è gigantesca. Ma c'è anche una foto. Non si sa mai che c'è uno dietro il muro. Allora, vogliamo andare prima sotto o vogliamo di là? No, allora visitiamo prima qua.
E poi andiamo a vedere. Lì ci sono anche le scale che vanno su, lì in fondo. Lì giù ci sono le scale che vanno su. Di qua ci sono i seminterrati, le cantine. No, beh, i seminterrati li andiamo a fare per ultimi. È vero, perché qua vanno giù proprio. Questo è il primo piano. Quindi questo vuol dire che ci sono anche le cantine giù della scuola. Ah, un'altra. Ah, qua si va su. Porca miseria, raga. Guarda tutti i compiti qua. Questo era l'ultimo anno prima poteva fare. Sì, l'ultimo anno però definitivo. No, definitivo. Oh, figa quest'aula però, eh. Cioè non è male. Più grossa delle nostre, più bella. Una volta però. Sì. Oh, qua passano le macchine. Attento a non puntare la torcia verso le macchine. No, torniamo indietro. Aspetta, magari c'è qua. Sì, sì. I computer. Cioè, oddio. Più o meno. Hanno rubato tutto il rame qua. Oh, bellissimo sto posto, Io sono curioso di vedere se mi interrompo. Anch'io. Ma l'ultimo più di sopra adesso. Prima facciamo tutto. Ma sì, facciamo proprio tutto al volo. E poi c'è una parte bella dopo. Sì, infatti. Questo murales. Infatti io. Guarda, raga, guarda, c'è qualcuno. Siamo venuti da qua, no? Sì. Andiamo di là? Oh, madonna, mi hai fatto spaventare fortissimo. Hai puntato un vetro, mi hai fatto lì. Pensavo ci fosse uno, forse fortissimo. Questa è la PC, mi sa. Sì. Madonna, quanto è tutto bruciato qua. Sì, ma te l'ho detto, non c'è bruciato. Ma guarda, aveva le macchine, stava rimanendo. C'è puzza. C'è puzza di piscio. Pensano esserci rifiuti e robe di gente che magari abita qua. Ma queste sono tutte stanze collegate. Alcune sì, ma molte no. Magari questa non era un'aula, era tipo la cosa del preside. Si è lanciato contro la finestra. È obbligatorio tenere gli occhiali, questo era un laboratorio questo. Sì, ma... Ma tu ce l'hai così CD, eh? Sì, questo lo prendi, Guarda, tutto nero. Ma sono VHS. Vecchissime sta roba. Cioè sarebbero prima dei CD. Sì. Cioè non era brutta come scuola, Cioè la struttura era veramente figa. Non vedo cassetta. No, VHS. E prima ancora. Vedi, orcia qua. Che puzza qua. Ma sono tutte robe chimiche. Raul, prate asa. Sì, sì. Guarda le foto. Guarda. Sono tanti italiani. Madonna. Sono vecchissime. Sì. Sì, ma cos'è? Cos'è? Un ascensore. Occhio. Madonna, mi ha lanciato di tutto qua. C'è fatto. Oh, aia. Anche una tastiera c'è. Guardate quanto è grande. Guarda, c'è la partita. Veramente? Sì. No, bravo, ma non facciamoci notare. Non capito. Oh, no, ma tanto la figlia sogna. Sì. Vabbè, ma sono sempre uguali. Ma ti chiamate i pompieri? Allora, vieni qua con la luce.
li portiamo a scuola domani, li portiamo. Questo è il periodo Covid, sì. È vero, sono nuovi. Cioè, ne sono tutti. Ci sono messi bene. No, fai. Guarda questo. Scusa, tu abiti qua? Sì. Ma basta! Ma questa roba, sì, sì, sì. Ma questo è il teatro? No! Questo è il cinema a scuola. Bellissimo. Porca miseria. Se ti porti giù. Ci sono le cuffie. Ci vuoi sapere di unica? Madonna, è gigantesco. Comunque per adesso non, cioè non c'è nessun segno di gente che ci abiti qua. Mo vedi. A parte qualche vestito qua, vario. Sparso così, no. Oddio! Sì, frappi, guarda! Una lavagna. Non ci sono. Guarda. I rollerblades. Ti immagini? Sarebbe figo trovare la palestra. Non c'è? Non lo so. Come è sotto? Potrebbe essere sotto, eh. Dai, muoviamoci. Oh, aspetta, sentite il rumore. Stai fermo. Oh, potete chiamare. È la disco. Oh. No, fra, è la discoteca di là. Qua è finita tutta. Eh? Tutta finita qua. Sì, di qua sì, andiamo di là. Dobbiamo andare di qua, fra, tutto di qua c'è ancora. Una volpe, raga. Una volpe. Sì. Questo qui è. Cos'è? Dischi di te, si è fatto le persone che fare la prima. Un po' di luce qua. Non toccare. Ma tu che vecchio! Scusa ragazzi, sta facendo stampando. Oh. Fra, c'è la stampante. Guarda. 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 Ok, adesso abbiamo finito il primo piano, il piano terra, che è gigantesco, veramente ci abbiamo messo un sacco. Adesso saliamo su e poi per ultimo vediamo le cantine. Speriamo di trovare la palestra, che spaccherebbe trovare la palestra. Leo, cosa scrivi? Comunque se fossi un senza tetto io abiterei al primo piano qua. Quindi magari mo becchiamo qualcuno. Archivi d'istituto. Hai sentito? Ma sai che la realtà ci si può bere? Sì. Volendo? Sì. 2000. Dai. Ok. No, non ci passa, ragazzi. Ok. Che cacchio servivano tutte queste sale? Tutte no. Le sono state qua e le nostre scuole. Sì. Qua gli vanno fatto la partita. Qua ci sono le galline. Ah, ma qua proprio c'è gente qua, qua sì, sotto. Sì. Vedi che da lì non si poteva passare. E ci sono solo sì. Prima volevamo passare da lì. Ma a quanto pare vedete che non si può. Che fuori lui? Non male che è pieno di alberi. Ma qua siamo sopra dove eravamo passati prima.
Vabbè, qua non c'è niente tanto, facciamo solo... Dobbiamo andare a vedere le altre zone. Madonna, che spavento. Pensavo ci fosse qualcuno da riflessi di là. È vero? Le cose sono tutte uguali. Sì, sono tutte uguali. Visto che ci sono tre robe, adesso andiamo di là. Facciamo veloce e poi per ultimo... Sì. Oh! Mi sono letto. Guarda. No, fra qua ci abita qualcuno. Raul. Raul. Guarda. Qua ci abitano. Cosa l'arma? Queste non sono sporche, raga. Vedi che non c'è la polvere sul vestito. Questo è un'arma. Guarda. L'ho messo di dietro qua, è tipo... Porca miseria. Lo prende e fa così. No, ma questo ti taglia proprio, ti lascia, raga. Ma sotto cosa c'è? Non è sangue. È vero? Oh, God. No, non lo so. Qua c'è la bambina, vabbè. È sangue? Un po' sì, è sangue. Sì. Guarda qua c'è sotto. Tu, Raul, controlla se arriva qualcuno. Puoi rimettere le camere. Non c'è niente? No. Io che voglio spaccherare, raga. Perché? Mi sembra che veramente c'è qualcuno dentro e ci sembra questa cosa... Cioè, ci diceva male. Oppure gli lascio per protezione, non lo so. No, lascia io. Proviamo come la prima, proviamo. Si ammazza. Ah, questa cosa è la porta che si apriva. Te lo giuro. Allora, io ho letto nell'app che c'era qualcuno che ha inseguito uno con un'arma. Non sto scherzando. Magari è questa. Forse c'è qualcuno, raga. Questa è la loro casa. Ci abita qualcuno, c'è anche un'arma. Raga, questa qua è palese un'arma di difesa per questi qui che abitano qua. Te l'ho detto che c'era qualcuno. Se ci devi spaccare in piazza, dico, ammazzo qualcuno oggi. Che mi insegue, poi io... Vabbè, non sto scherzando. L'ho messo sotto. È bravo. Sotto il letto. Su questa app qua ci sono tutte le descrizioni dei posti e i commenti che altri esploratori hanno fatto e hanno scritto che c'è qualcuno che insegue la gente con un'arma. Forse è questa qui, forse abbiamo trovato il nascondiglio di questo qui. No, fra, vedi per... Oh! No, qua ci vive qualcuno per forza. Non c'è la polvere. Cioè, non c'è la polvere sopra, vedi? Ma qua c'è qualcuno. Qua sono robe pulite, cioè... Se vuoi dire, qua sono ore l'hanno fatto, se vuoi dire. Sì. Qua ci sono, c'è altra roba da mangiare. C'è un'arma proprio sul vetro, infilata. Poi non è metà a caso. C'è tipo una mezza ascia. Sì, sì, l'ha fatta apposta. Io credo, ma tu mi credi che ci sia tipo così. Vabbè, ma lo vedo. Vabbè, finché è lontano. Ogni casa qua, prendo un metro e mi fico dall'altra parte. Ma c'è quello, cioè. Non so, però si sa mai. Ma fra, vai qui. Muoviamoci qua che ci vedono. Sotto. Che dici che già sentito e si è messo sopra? Oh, da lì si può salire. C'è qualcuno? L'importante è che non ci segue nessuno, perché sennò... E più, ho paura che qua non c'è qualcuno, non posso. Tanto questo è l'ultimo, non ce ne sono più. No, c'è quello. Ah, c'è ancora uno. Cosa? C'è una bestia così. Oh! Probabilmente abbiamo trovato la casa del barbone che abita qua. Oltre questo filo qua. Vieni, Leo. Vieni, fra. Oh, controlliamo i bagni bene. Thank you.
L'arma è di là, l'arma. Non è che mai venuto magari andato a prenderla. L'ho nascosta sotto il letto. L'ho nascosta sotto il letto? Potrebbe essere andato. Da dove è passato? Da sotto. Voleva prendere l'arma, ci ha visto, è passato da solo, non è di là. Ho quadra, come situazione. Vabbè, vediamo prima qua. Non c'è nessuno qua, però c'è qualcuno sicuro. Ma siamo sicuri che è dentro adesso? Ci vai sicuro. Ci manca ancora un'ala. E anche sotto ci manca. Ci manca l'ultimo pezzo, Daniel. Comunque 100% c'è qualcuno qua. C'è qualcuno in questa scuola. E non proprio qua. Ma dico c'è qualcuno in terra. Altro cibo, ma è pieno. Non queste robe. Cos'è? Allora abbiamo finito anche il secondo piano. E adesso andiamo a vedere il seminterrato. Andiamo. Oh, ste finestre sono balorde perché da dentro ti vedono, da fuori non lo vedi tu. Adesso ci mancano solo i sotterranei e poi abbiamo finito. Stai piacendo questa esplorazione? Sì, mi fa paura. Oggi fa paura. Oggi fa paura. Adesso stiamo scendendo giù e andiamo nei sotterranei. Sì. Madonna che buio qua. Dai, qua siamo entrati di là, fra, sì. Guarda che brutto che sta qua. Guarda che è brutto, è tanto, fa paura. Paura, fra. Ma si va giù qua? Non è vero. C'è anche un mattone. Vabbè, possiamo andare a vedere cosa c'è, fra. No, non l'ho fatto prima. Poi hai preso... Che materiali c'è? Sì, ma ci sono... No, vabbè. Puoi dire, c'è un'uscita di sicurezza a sinistra. Che va a sinistra. Tieni un attimo questa. Ci sono altre stanze, io. Dobbiamo trovare un modo per scendere. Andiamo a vedere, ti ricordi dov'era? Sì. È alla fine. È all'entrata... No. Ma mi sa che manca che è fuori, fra. Cosa? No. Perché? Serio? Corrido, io apro. No, siamo qua. Credo che ho capito. Questo è il bagno, qua siamo qua. Sì. Quindi c'è bisogno di scendere. Fu davanti al bagno? Uscita di emergenza. Ma è possibile che c'è un'uscita? Che senso ha? No, dovrebbe essere il tuo. Era il primo. Ma quindi da dove usciamo? Da sotto, cioè da dove siamo entrati. Ma c'è ancora, aperta la roba? Stiamo andando a vedere se c'è ancora l'arma e così capiamo se questo qua è qui ancora adesso oppure no. Attento. Cosa?
c'è qualcuno là. C'è qualcuno là. Guarda, c'è qualcuno, via. Aspetta. Sei qua? Sei qua? Leo, state qua non ci viene nessuno. Oh, la calma, Leo. Calma. Allora, aspetta un attimo. Copritevi la faccia, metti la maschera. No, era di là. Era di là. Là davanti l'ho sentito. Di là dove sono le scale. Così. Nella porta principale. Ho sentito un passo incredibile. No, io sto sentendo un rumore incredibile. No, adesso non più. Io li sento ancora. No, aspetta. Cioè, abbiamo sentito un rumore fortissimo. C'è qualcuno che ha spaccato tipo un vetro, una lastra. Di là, lì in fondo, nell'entrata principale. C'è una serie, vedi? Questa c'è questa allarma. Facevi un cuore con Leo. Se lui allarma, Leo. Io ho ancora una più grossa. Dai, Leo. Leo, serio, però se lo buttiamo non dobbiamo scappare subito. Confrontiamo, sì, ma sì, se ci rincorre sì, ma su fortissimo. Ma le porte, però non viene più più, vado dritto, vado. Dove usciamo? Allora, piano, se lo sentiamo di là? Dobbiamo, no, aspetta. Vabbè, tanto è piano di uscita. C'era una porta aperta, tipo là. Però aspetta, noi dobbiamo ritornare all'uscita da dove siamo entrati? Sì, non per forza, dobbiamo uscire. Sì. Tutto di là. Tutti là, scale giù e poi uscita a destra. Sì, sì, prendiamo subito le scale e ci facciamo tutto il corridoio sotto, grande. No, no. E il problema, sai qual è l'unico problema? Sono queste, quelle tre robe là, che in sti quadrati non puoi andare veloce. Cioè devi andare un po' più piano. Neanche lui può andare veloce. Ho capito, ma lui può prenderti nel caso ti sta rincorrendo. Noi siamo in tre, non ce la facciamo, se lui è vicino, tutti e tre non ce la facciamo a passare da sti cosi, se lui è abbastanza vicino. Aspetta, ma se uno cade lì? Io lo spacco in testa, ammazzo qualcuno. A quello che è caduto? No, nel senso che se tu cadi e lui arriva io spacco in testa. Magari sono altri esploratori. Vedete la mascherina? Io me la so dormire. Raga, abbiamo sentito di qua i rumori. Adesso andiamo a vedere se c'è qualcuno e poi ce ne andiamo. Oh raga, non ci succede mai più sta roba del genere. C'è qualcuno? Rispondi. C'è qualcuno? Siamo in pace. Stiamo solo visitando il posto. Affacciamoci. Giù. Dai, infatti andiamo. Tanto ormai sa che ci siamo. Guarda giù, non vedo niente. Spegni la doccia. Porca puttana, raga. Vieni, vai. Questa è una bambina. Ma raga, ma questa... Giù, cazzo, un bambino. Una bambina.
Leo? E se fosse infestato veramente? E se non c'è nessuno? No. Senti, quel caso, tutto sui suoi passi. Se fosse infestato, secondo me è meglio che ci fugge. Raga, se c'è veramente qualcuno con una bambina qua, è grave. Oh, diciamo se c'è qualcuno veramente. Raga, se c'è una bambina dobbiamo andare a vedere. Se c'è una bambina dobbiamo andare a vedere, raga. Non possiamo lasciarlo. Ma era da fuori, magari. Magari da sta dentro, sotto straccio, che cazzo ne so. Veniamo solo da lì, non scendiamo. C'è qualcuno? Rispondi se ci sei. No, è lì nel corridoio. Magari è appena andato fuori, magari. L'hai già sentito. Sei una bambina. Dobbiamo inseguirli, raga, per forza. Domani al telegiornale. Vabbè, ma che possiamo fare, Fra? Che possiamo fare, Fra, se mi interessa? Leo, dacci un segno se sei un fantasma. Sì. No, dacci un segno se non sei umano. Cioè. Chi c'è? Vedi qualcosa? Oh, questo è il classico coso dei film horror quando c'è una bambina che urla che non c'è poi nessuno. No, Fra, non c'è nessuno, non sto scherzando. Ma raga, questo Fra è infestato. Ma vedi che morto? Ma cosa? Sentire un urlo qua dentro. Era dentro, perché c'era lì. Sì, che era dentro. È dentro, 100-100, non è da fuori. Era nel corridoio. Oh, raga, andiamo. Oh, andiamoci di là. Andiamocene di là, dai. Oh, andiamo via e vediamo da quel corridoio lungo se c'è qualcuno. Tanto è questo, no? Sì. Oh, muoviamoci, dai, raga, dobbiamo andare via. A me dispiace, però. Ma fidati di me, quello come... secondo me non è un... Secondo me esiste, perché... Cioè, per credere nei fantasmi deve succedere molto peggio. Cioè, sì, raga, ma se ci fosse stata una bambina avrebbe continuato a urlare. No, perché se c'è qualcuno io sto tappando la bocca. Ma la cazzo di vespa, raga, porca. Cioè, non c'ha paura dei criminali, c'ha paura delle vespe. Dai, muoviti, Fra, dobbiamo andare via. Oh, da qui siamo usciti, muoviamoci ad andare via, dai. Oh, raga, se tra queste clip vedete qualcuno, poi segnalatemi tutto, eh. Dove sei? No, raga, andiamo via. No, andiamo via, raga. Oh, basta. Questo mi scherzo più. Si sente tu? Sì. Oh, attenzione. Da dove siamo usciti? Oh, di qua. Stai attento, Leo. Perché raga, ci sono le partite. Però il rumore veniva da dentro 100%. Che urlo ha tirato? Era sotto. Sì, lo so, ho sentito. Andiamo via, dai raga, basta. Raga, la porta si è aperta. Non sto scherzando. Oh, si è aperta, non era così. Oh, Raul. Si è aperta la porta. Che cazzo dici? Non era così. L'aveva chiusa, te lo giuro. Raga, io sono dentro. Mi sembra due urli, raga. Ma qua c'è qualcuno sicuro. C'erano letti, facevano. No, Fra, ma è stato troppo strano, Fra. Qua ci fanno qualcosa. Andiamo, raga, basta, dai. Su. Raul. Andiamo, vai, su. Mi sono venuti troppi brividi, non ce la facevo più. Era una bambina, raga. Ma ti giuro, due urli. Sì, sì, non era da fuori, raga, l'ho già spiegato perché veniva da di là. Qui ci sono i parchi dove giocano. Qui ci sono i parchi dove giocano e veniva da di là. Non c'è nessuno nel parco. Sì, dico, però nel senso potrebbero dire. Fuori, fuori, vi sentite? Era qua da qualche parte fuori. No, era dentro perché c'era l'eco. Fidati, l'ho sentito io benissimo. Il secondo non lo so. Parte sotterraneo, Fra.
Credo non vediamo, credo non abbia visto le porte. Non sono dentro, sono sicuro. La chiudiamo qui, raga. Quell'esplorazione è stata incredibile. No, e ci vediamo. Caso. È tutto collegato. Bambina, è bambino. Rollerblade. I giochi. Cerca di sapone. Non credo che in una scuola usano così il sapone. Coperte, mangiare. Raga, due letti, fra. È vero, guardate, nel parco non c'è nessuno. Non. Cioè non sta più giocando nessuno da un bel po', quindi non potrebbe essere una bambina. Ci vediamo giovedì prossimo con un'altra esplorazione. Se scopro qualcosa vi aggiorno su Instagram. Ciao raga.